Ciao bambini, oggi vi propongo un laboratorio artistico con pastelli a cera, acquerelli, cartoncino, nastro di carta e possiamo iniziare. Prendo la webcam e la porto qui. Allora, per prima cosa faremo una cornice al nostro cartoncino con nastro di carta. Ecco qua. I pastelli a cera sono repellenti ai liquidi, quindi significa che se voi realizzate il vostro disegno e poi fate lo sfondo con l'acquarello, il vostro disegno resterà realizzato con i pastelli a cera, resterà intatto. Allora, iniziamo, ho pensato di realizzare, visto che è arrivata la primavera, di realizzare un bel campo di fiori. Allora, prendiamo quindi il nostro pastello a cera verde e iniziamo a realizzare gli steli. Primo è fatto, poi abbiamo un secondo. E ne abbiamo un altro un po' più corto, e un altro un po' più corto. Ecco qua. Benissimo, adesso realizziamo i nostri fiori. Prendiamo un bel giallo. Molto semplice. Poi realizziamo un altro fiorellino, ma questa volta questo fiore non è ancora sbocciato. Lo facciamo, ecco qua, ancora chiuso, non ancora sbocciato. Poi prendiamo un blu. Ecco qua, come dei soffioni. Tante lineette e realizziamo i nostri fiorellini colorati. Ecco, molto semplice, può riuscirci chiunque. Che colore facciamo il rosso? Tanti. Ecco qua. Ne mancano due. Allora, adesso utilizziamo l'arancione. No, questo è un rosso in realtà, eh. Ok. L'ultimo è arancione, anzi giallo, no, blu.
anche se andate sopra al cerotto, al nastro adesivo, non ci sono problemi. Benissimo, ora iniziamo, prendiamo il nostro pennello, iniziamo a bagnare il nostro foglio con dell'acqua. Benissimo, adesso noi faremo lo sfondo verde al nostro campo di fiori. Credo di averci messo troppa acqua. Ok, molto rilassante per scacciare via la noia di questi giorni e realizzare un quadretto. Ci siete bambini? Ecco qui. Perfetto, abbiamo fatto il nostro sfondo. Bello. Se vogliamo, adesso potremmo mettere anche un po' di giallo, far vedere che è una giornata di sole e che filtrano i raggi solari. Quindi prendiamo un po' di giallo e mettiamo un po' di giallo qua e là. Questo lavoro può piacere anche agli adulti, anche le mamma e papà possono farlo insieme a loro, insieme a voi. Ok, abbiamo terminato e il lavoro è fatto, adesso lo asciughiamo col phon. Ok, scusate. D'altronde si deve asciugare. Allora, adesso stacchiamo il nastro adesivo di carta e poi se avete un cartoncino colorato un po' più grande possiamo incollarlo in modo che ci faccia da cornice a questo quadretto. Ecco qua, se l'ho attaccato con... Ecco. Perfetto. Allora, io ho qui un cartoncino giallo. Si può benissimo incollare, si prende della colla stick. Incolliamo il nostro quadretto. Incolliamo, io lo incollo in modo un po' non troppo simmetrico. Ecco, non si è incollato bene agli angoli. Ecco qua. Il lavoro è terminato. Spero vi siate divertiti anche voi come mi sono divertita io. Alla prossima. Grazie. Ciao.